Siamo al Palaborgio in compagnia di Gino Degna. Ecco, dopo tanta attesa arriva la vittoria tanto sperata, insomma, dopo tante sconfitte, soprattutto il risveglio dei ragazzi, il venir fuori di quel vero carattere che inizialmente aveva caratterizzato la sua squadra. Sì, è vero, oggi è stata una vittoria veramente voluta, non perché nelle altre partite non ci abbiamo creduto, però stasera si è concretizzato quello che stiamo facendo da tanto tempo, cioè il lavoro duro in palestra ha ripagato in maniera veramente grande il lavoro che hanno fatto i ragazzi, cioè tenendo sotto 50 punti la squadra avversaria, che è terza in classifica, una signora squadra. E questo sta a dimostrare il valore di questo campionato e il valore di tutte le squadre, cioè nel senso che non ci sono squadre cuscinetto e ogni partita ha la sua storia. Stasera i ragazzi, insomma, hanno lavorato nella maniera corretta, diciamo, avendo anche un ottimo avversario di fronte. È quello che noi vogliamo da questi ragazzi. Ecco, a livello tecnico anche la difesa è stata ottima oggi, buona circolazione di palla, molti, anche alcuni errori facili della squadra avversaria hanno favorito anche la vostra rimonta, così facendo si concretizza la speranza verso i play-off. Beh, no, al momento il nostro obiettivo è quello di rimanere in questo campionato, che poi passi tramite i play-off o tramite la salvezza diretta, l'essenziale è che non vogliamo arrivare sicuramente ultimi, diciamo, in questo girone. Io credo che con l'innesto anche poi del nuovo giocatore che abbiamo preso, di Fabio Di Napoli, che ci dà una tranquillità e una sicurezza ancora maggiore rispetto a quella che avevamo prima, e con il lavoro che hanno fatto i ragazzi e che sanno fare, perché questa è una squadra deputata alla difesa, se difendi vinci le partite, quindi diciamo che hanno fatto in questo momento, hanno applicato quello che è il lavoro che stiamo facendo in questi 2-3 mesi di campionato. Non dimentichiamo che domenica abbiamo ancora un'altra sfida, tra virgolette spareggio, perché andiamo in quel di Salerno e dobbiamo cercare a tutti i costi di allontanarli a più di 4 punti in classifica, perché il regolamento vuole quello. E quindi diciamo che le feste sono finite e ci stiamo già preparando mentalmente per domenica prossima. Con la new entry Fabio Di Napoli, già il suo esordio aveva dimostrato di essere davvero un ottimo acquisto. Quali prospettive quindi si prefigge la sua società? Beh, noi vogliamo cercare di arrivare quanto più lontano possibile da questo punto di vista. Abbiamo detto ai ragazzi, iniziamo da oggi il nostro campionato, ed effettivamente ci hanno messo l'anima tutti quanti. Questa è una squadra che secondo me non ha limiti, cioè visto come siamo riusciti a giocare questa partita e viste le forze, la forza avversaria che gioca ed è terza in classifica, cioè io credo che i valori in campo oggi abbiano detto soltanto un'Aurora Barletta, con questo piglio secondo me possiamo fare dei grossi passi, però io voglio rimanere con i piedi a terra, cioè perché dobbiamo giocarci le partite domenica dopo domenica, ripeto, e domenica è già un'altra sfida a spareggio, insomma. Ecco, il vostro presidente, il presidente della Cestistica Barletta, ha dichiarato che mancava poco appunto per compiere il salto di qualità della sua squadra, visto che i giocatori comunque sono degli ottimi giocatori e oggi lo avete dimostrato. Sì, non dimentichiamo che questi ragazzi provengono tutti dal nostro settore giovanile, quindi diciamo l'essere arrivati in questa competizione a livello nazionale, cioè, ci gratifica immensamente, e ci gratifica anche il fatto di vederli giocare in questo palcoscenico che secondo me come primo anno sta dando dei buoni risultati. E noi abbiamo 8 decimi della squadra formata da giocatori esclusivamente locali, barlettani, e di questo siamo fieri, anzi, cioè, i nostri programmi, i nostri progetti viaggiano in questo senso, cioè, vogliamo ancora di più, cioè, che i nostri ragazzi del settore giovanile vengano a giocare nella prima squadra. Quindi diciamo, il lavoro che c'è dietro questa vetrina è un lavoro scuro che non si vede, ma vi posso assicurare che c'è un grande lavoro fatto di tante persone che ci danno una mano e di tanti ragazzi anche che seguono assiduamente, insomma, anche la pallacanestro. Bene, ringraziamo Coach Degni. Per Assi Sportivo, i tuoi occhi sullo spot, è tutto, grazie.